Coinvolge 30 partners, 4 università, le imprese di ricerca più importanti e naturalmente le aziende del territorio. Il progetto, denominato EDIAMO, European Digital Innovation Hub Abruzzo, presentato stamani presso la sede di Confindustria Pescara. È uno strumento che ci consente attraverso dei finanziamenti da parte del Ministero dell'Impresa e del Made in Italy e soprattutto finanziamenti europei di poter aiutare le imprese nell'ambito del processo della digitalizzazione. Presidente, in termini concreti che cosa vuol dire per il tessuto produttivo del nostro territorio? Ma vuol dire che per esempio oggi nell'EDICAMO abbiamo ben 27 partner, quindi 27 aziende che si misureranno tra ruoli di fornitori e anche utilizzatori di questi finanziamenti che, ripeto, andranno verso questo processo di digitalizzazione e anche verso la sostenibilità, che è un altro elemento importante. Al nostro microfono ingegnere Ercole Cauti, coordinatore di questa iniziativa. Per far comprendere a chi ci segue da casa l'importanza e soprattutto lo spessore, che cosa possiamo dire, ingegnere? Vabbè, intanto i numeri, 30 partner, le 4 università, i centri di ricerca più importanti, le aziende e poi il tema, l'introduzione dell'intelligenza artificiale nelle piccole e medie imprese e nella pubblica amministrazione in questo momento storico. Questo è un momento storico fondamentale, abbiamo una grande quantità di risorse che però non sono illimitate nel tempo, fra 2 anni finiranno le risorse e noi mettiamo a disposizione questo grandissimo progetto perché alla fine di questo periodo di vacche grasse in termini di risorse avremo un periodo di grande competitività se ci riusciamo. Aspetti fondamentali per rendere più competitive e soprattutto apprezzate le nostre imprese. Sì, e per fare questo abbiamo anche rinnovato la governance del DIC di Match 4.0, abbiamo un nuovo presidente che è il presidente Lorenzo Dattoli e il coordinatore che poi rappresenta un po' il motore operativo, l'ingegnere Ercole Cauti. Con loro abbiamo dato corso a un nuovo, a una nuova primavera, che in qualche modo, alzando le competenze, ci consentiranno di raggiungere meglio e più velocemente gli obiettivi. Gente.